In via Leonardo da Vinci 5 c'è un luogo in cui sorseggiare un caffè, prendere un aperitivo o mangiare qualcosa di buono in compagnia può diventare un momento speciale. All'interno del bookstop di Marina Brambilla, infatti, è possibile prendere parte alle tante iniziative proposte. Mostre fotografiche, tavoli di conversazione in lingua, presentazioni di autori e libri sono i punti di forza di questo luogo. Ed è proprio qui che sabato 28 febbraio abbiamo incontrato Giovanni Boccinger, docente di lettere e storia ed autore del libro Dal Moretto all'Itis Castelli. In un contesto informale lo scrittore ha incontrato il suo pubblico, illustrando la nascita del libro in una conversazione a tu per tu con i presenti. Dalle sue parole è emersa passione vera per il lavoro svolto ed il desiderio di condividere il frutto delle sue ricerche. Lasciamo la parola ora al professore e scrittore Giovanni Boccinger. È uscito recentemente a dicembre dello scorso anno e siamo un po' in tour in giro per i vari luoghi di Brescia a presentarlo. Oggi tocca la libreria Bookstop, libri e altro di Brescia. Allora, nel 2012 era il 50° anniversario della nuova sede dell'ITIS in via Cantore, la sede attuale, e c'è avuto il desiderio di raccontare gli ultimi anni della storia della scuola. Invece, cercando negli archivi, ci siamo accorti che c'era moltissimo materiale precedente di grande interesse, soprattutto molto materiale iconografico, che è molto raro da recuperare, e quindi abbiamo potuto costruire questa ricerca che ricostruisce la scuola, che in realtà è una fondazione antichissima, 1830 addirittura, quindi una storia veramente ricca e curiosa. Quando si parla di Brescia industriale in realtà si dimentica spesso che c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di scuola. Questi operai, questi giovani non avevano nessuna formazione, avevano una cultura di base veramente minima, e quindi questa era l'occasione ideale per poterli istruire meglio per quanto riguarda almeno la parte lavorativa. Ora, la Moretto nasce come scuola per gli artigiani appunto nel 1830, dedicata ai giovani artigiani figli del popolo, come si chiamavano all'epoca, e cerca da sempre di fornire il meglio e in maniera sempre più attuale e precisa e puntuale la formazione necessaria alle aziende bresciane. Tutto questo funziona tranquillamente tra arte e artigianato fino al primo Novecento, quando arriva la corrente elettrica e quindi ci bisogna di formare i nuovi tecnici, che sono ovviamente all'oscuro di questa nuova tecnologia, e appunto i nuovi tecnici, che sono in generale ingegneri, si dedicano col massimo dell'impegno per cercare di rinnovare la didattica della scuola, espellendo quello che erano i corsi artistici caratteristici della parte ottocentesca della scuola, e fin dagli anni 20 creano l'ITIS vera e propria dentro la Moretto. Quindi Itis Castelli nasce all'interno della scuola appunto tecnica professionale Moretto, che durante il fascismo ebbe il suo grande momento di gloria. Negli anni 50 in poi inizierà il periodo invece della ricostruzione della Moretto, che porterà la nuova sede, appunto quella in via Cantore, dove tutt'oggi esiste la scuola Itis Castelli e da qualche tempo anche il Moretto professionale. Il libro è in distribuzione appunto presso la biblioteca di Itis Castelli in orario mattutino, presso il libraccio, le varie librerie di Brescia, tra cui anche Bookstop dove siamo oggi, e anche presso Zona Ottica in via Gabriele Rossetti a Brescia in orario di negozio.